Silo è un luogo quasi irreale, un monastero di design nella campagna toscana, è il posto più adatto per parlare di realtà, di una realtà che diventa sempre meno simile alla sua forma e ne prende altre. Di qui il divorzio che c'è tra la realtà e la percezione, il fatto che sempre più persone siano convinte di sentire quello che non è. Tutto questo è anche molto pericoloso perché se la percezione è controllabile diventa controllabile la realtà e questo genera una società controllabile.